Possiamo dire che voi siete in una situazione paradossale quanto quella degli alluvionati, perché praticamente mentre prima forse si è controllato poco nel concedere gli appalti, adesso c'è questa, insomma, questo zelo incredibile nel bloccare immediatamente l'amministrazione delle cooperative senza aver calcolato che i lavoratori rimangono senza nulla. I lavoratori e anche gli utenti, perché non ci dimentichiamo che lavoriamo con delle persone in carne ed ossa che non possono pagare il prezzo di queste scelte scellerate. Io sono ben contenta che ci sia uno zelo nel controllare gli appalti, ma vorrei che ci fosse un'amministrazione trasparente e che controllasse veramente, non solo di facciata, perché purtroppo questa inchiesta ha coinvolto veramente tutto e tutti. Non voglio entrare nei dettagli dell'inchiesta perché se ne occuperà la magistratura e non mi interessa davvero parlare di chi è colpito da, insomma, i provvedimenti cautelari della magistratura, però vorrei che ci fosse veramente la massima trasparenza e si smantellasse questa gestione degli appalti che si è dimostrata fallimentare. C'è stata una velocità incredibile per bloccare tutti i fondi, tutti gli stipendi, e per sbloccarli invece c'è una burocrazia lunghissima. Però ora il problema per noi non è questo, ma la prosecuzione dei servizi, la riapertura dei centri che sono quasi tutti in scadenza come i nostri contratti, quindi il futuro dei ragazzi che stanno nei centri non è assicurato, come non è assicurato il nostro. Infatti stiamo tentando di creare un percorso comune, perché la battaglia è unica, cioè in tutto questo malaffare si parla solo di Buzzi, dei messaggini, di Mafia Capitale, di questo e quell'altro, ma noi viviamo una vita precaria come la vivono gli stessi immigrati con cui lavoriamo. Chiediamo che ci sia un futuro per noi, un futuro per i centri d'accoglienza, un futuro per i migranti, e non sbatterli magari in qualche caserma nel silenzio, in qualche emergenza della Croce Rossa o insomma di chi perverrà. Chiediamo un percorso comune, chiediamo una stabilità delle nostre stesse vite. Non solo non abbiamo ancora ricevuto lo stipendio questo mese, ma anche gli appalti sono in scadenza di diversi centri d'accoglienza, insieme agli appalti diversi contratti di lavoro, quindi non sappiamo se verranno prorogati gli appalti e i contratti di lavoro. Però la domanda di ma non sapevate chi erano queste persone? Non avevate nessun sospetto? Questa domanda va rivolta a chi con questi personaggi gli ha dato la possibilità di costruire quello che hanno costruito, di prendere tutti questi appalti. Cioè, stavano dentro la CNS, stavano dentro la Lega delle Cooperative. Forse loro avevano più strumenti di noi per capire quello che stava succedendo. Sono loro che devono rispondere di tutto questo. Andando a tagliare sotto vanno a tagliare il meglio, vanno a tagliare la parte sana del sistema. Noi fino a qualche tempo fa eravamo gli invisibili, che comunque eravamo parte del meccanismo di questa città, e chissà che adesso che magari non si blocca qualcosa, qualcuno ne sentirà la mancanza e si ridiscuterà di organizzare un sistema più etico sicuramente, ma anche più funzionale, non ai poteri forti, ma funzionale alla pubblica amministrazione, allo giusto svolgimento del meccanismo statale fondamentalmente.